Incipit a Rudo in questa seconda puntata della Zero to Hero Challenge. Siamo direttamente nella schermata del mercato perché sì, signori, anche in questa modalità, da March to October, si può tradare e si può intervenire sul mercato. E Colorado riceve subito tre possibili offerte, due addirittura dai Dodgers. Il nome più altisonante però l'avete visto, signori, perché in cambio di prospetti delle minors arriva alla corte di Denver Dustin May. Ginger Guard è un nuovo lanciatore dei Colorado Rockies e qui vediamo il suo esordio in una partita in trasferta al PNC Park di Pittsburgh, Pennsylvania, contro quello che resta dei Pittsburgh Pirates. Queste le statistiche di Dustin May, che viene nella vita vera dai Los Angeles Dodgers: 4 vittorie su 7 partite, 30 strikeout, una media di punti guadagnati sul lanciatore di 3,70. Insomma, statistiche buone per un lanciatore che sarebbe un titolare a tutti gli effetti dei Los Angeles Dodgers, ma che Colorado ha preso a sorpresa per fare il numero 1 della propria rotazione, per provarla a riportare in cima al mondo MLB, o meglio per metterla per la prima volta. E subito questo è il primo out della carriera di Dustin May con la maglia dei Colorado Rockies, una partita che inizia già bene per la formazione di Denver. Eliminazione al volo per Key Brian Hayes e subito dopo Connor Joe batte, ma Ryan McMahon decide di inventarsi questa roba qui. Due out per bagnare l'esordio di Dustin May con delle buone coperture difensive. Prima Chris Bryant, adesso Ryan McMahon. Rivediamo. La rimbalzante di Connor Joe viene presa così dal 24, che assiste in prima base CJ Cron. E di conseguenza primo inning immacolato per Dustin May, che nel secondo però affronta il coreano Jiman Choi, che decide di salutarlo così al primo lancio. Palla che si perde oltre le recinzioni del PNC Park. È fuori campo per il coreano ex Tampa Bay. Terzo della stagione, 420 piedi di distanza per Jiman Choi. E Pittsburgh mette i punti sul tabellone, 3-2. Lancio sbagliatissimo qui di Dustin May, che regala di fatto 2 punti a Pittsburgh. Dustin May, dicevamo, è arrivato per fare di fatto il leader della rotazione. Questo però è un errore sanguinoso e Jiman Choi, che è un fuoricampista, lo castiga così. Palla che si perde praticamente al di là delle recinzioni. 110,3 miglia all'uscita della palla. E poi nel quinto inning, altro duello sempre con Jiman Choi, ma questa volta è diverso, una slurve clamorosa. Mette K il coreano. Seconda eliminazione fondamentale, una partita che poi però Colorado controllerà. Di fatto il fuoricampo di Jiman Choi sarà l'unico errore di Dustin May, che, ripeto, è arrivato per fare il numero 1 della rotazione. E cerca di dimostrarlo nel primo match stagionale con la nuova maglia dei Colorado Rockies. Strikeout Jiman Choi, strikeout anche Key Brian Hayes nella parte bassa dell'ottavo, in una partita che Colorado andrà a vincere in carrozza. E l'ultimo out della prima partita di Dustin May è questo. Strikeout Brian Reynolds. 18 valide per i Colorado Rockies contro le sole 5 dei Pittsburgh Pirates. Prestazione sontuosa di Dustin May, e Colorado contro una formazione comunque inferiore, alla fine andrà alla vittoria. Chiuderà il discorso Brad Hand dopo che Dustin May ha lanciato 8 inning completi, concedendo 5 valide, effettuando 9 strikeout, così come 9 sono i punti per i Colorado Rockies. Quindi grandissimo esordio per Ginger Guard, e questo ci porta a un momentum altro che positivo in ottica proseguimento della March to October. Tornando invece alla schermata della HOD Mercato, dopo che abbiamo effettuato la trade che ha portato Dustin May alla corte di Denver, noi che eravamo gli ultimi sulla Lega per quanto riguarda il monte di lancio, abbiamo guadagnato 4 posizioni. Di conseguenza, tutte le volte che completiamo una trattativa è possibile intervenire anche negli altri reparti vedendo quello che c'è ancora da migliorare. In interbase e in terza base siamo ancora ultimi. Con Dustin May abbiamo guadagnato 4 posizioni sul monte di lancio. I catcher sono al momento un'altra zona che deficita. Di conseguenza, gli scout e l'HOD Mercato cercherà di offrire a Colorado delle offerte molto interessanti. Proseguendo nella simulata, arriviamo nella partita contro Miami al termine di una serie di vittorie che vede comunque Colorado lanciata nel parte superiore della classifica della National League West. Contro Miami arriva un'occasione per CJ Cron, che gira questa palla e finisce nel buco tra esterno centro e esterno destro. Arrivano i punti dell'1-2 e dell'1-3. Di conseguenza, lo strappo decisivo che doveva esserci in questa partita, che era in parità, è arrivato, e non poteva che darlo CJ Cron, che a inizio stagione, ricordo, era uno dei giocatori più predictati per quanto riguarda la nostra squadra. Qui proprio
centrato il buco tra centro e destra e di conseguenza doppio per i Colorado Rockies. I punti proseguono, Chris Bryant imita CJ Cron e porta a casa il punto dell'1-4, doppio per Chris Bryant, CJ Cron si ferma in terza, c'è ancora un out e il punteggio aumenta 4-1 per i Colorado Rockies, decimo doppio della stagione per l'ex superstar dei Chicago Cubs che ha vinto un titolo nel 2016, quella grande World Series contro i Cleveland Indians. L'inning prosegue, basi piene, parte bassa dell'ottavo, Alan Treco alza questa palla che viene presa al volo dall'esterno centro di Miami, è comunque una volata di sacrificio, battuta che permette al corridore di arrivare a casa, 1-5 per i Rockies che hanno dunque messo un margine di sicurezza contro Miami, che è una squadra che nel gioco non è in condizioni di forma straordinarie, anche se Luis Arraez prova a dimostrare il contrario, validina a destra, difesa di Profar pari a quella di un'università della terza età e di conseguenza punto del 2-5. Attenzione perché la vita potrebbe complicarsi, dobbiamo ricorrere al nostro closer Pierce Johnson che decide di chiuderla con la battuta su Brian De La Cruz, presa al volo da Harold Castro, 5-2, ball game al Coors Field, 14ª salvezza per Johnson. Dustin May ancora una volta vincente, segno che l'acquisto di Ginger Guard è ancora una volta la cartina di tornasole di questi Colorado Rockies. Si finisce molto bene la serie con Miami, terza vittoria consecutiva in questa serie, si prosegue e si gioca contro Kansas City, partita in trasferta in una formazione, quella dei Royals, che non è messa benissimo, noi invece abbiamo visto siamo secondi nella NL West. Jordan Lyles è il lanciatore dei Royals che viene impattato da Cron, buco in terza base da parte di Bobby Witt Jr., singolo per CJ Cron con un out, occasione dunque importante per mettere punti sul tabellone per i Rockies che sono sotto 2-1, ma arriva il cambio, il manager di Kansas City decide di togliere Jordan Lyles che comunque non ha lanciato male, anzi concedere un punto a questi Colorado Rockies che hanno comunque un buon attacco è tantissima roba. Il nuovo lanciatore per i Royals è Dylan Coleman, con il quale, spoiler, Colorado non la vedrà praticamente più e lo vediamo nella battuta in queste immagini. Chris Bryant, abbiamo visto autore di un doppio nella partita precedente per portare un punto a casa, qui occasione importante per mettere altre valide, ma arriva una rimbalzante giocata molto bene la difesa dei Kansas City Royals che chiude così il doppio gioco, finisce la parte alta dell'ottavo. Dylan Coleman con un lancio fa due out, apoteosi per la difesa dei Kansas City Royals che sia nel gioco che nella vita vera non avrebbe chance di vittoria contro neanche questi Rockies, invece questa difesa mette veramente un punto importante in questa partita, 2-1 a metà dell'ottavo inning. Proseguiamo nella sintesi con le immagini. Kyle Freeland, lanciatore dei Rockies, viene salutato così da Michael Messi. Chris Bryant tenta il recupero ma non riesce, palla che scavalca il 23, arriva addirittura il triplo per Michael Messi al primo lancio di Freeland all'ottavo inning. Freeland sarebbe uno dei nostri partenti migliori, secondo triplo in stagione per Michael Messi e il prossimo battitore è Nate Eaton, occasione importantissima per i Royals per mettere il punto dell'1-3, addirittura bunt di Nate Eaton, McMahon assiste a casa, è salvo Michael Messi, 1-3 per i Kansas City Royals, giocata molto intelligente da parte dell'attacco della formazione del Missouri. E qui bisogna ricorrere ai rilievi, di fatto è un semi-esordio assoluto per Justin Lawrence che ha giocato una partita e l'ha persa e viene salutato così da Bobby Witt Jr. Jurickson Profar ancora una volta difende in modo rivedibile, buco centrato di nuovo, punto del 4-1, ennesimo triplo per i Kansas City Royals, il terzo su due battitori, qualcosa di allucinante. Bobby Witt Jr. con il sesto triplo della stagione. 4-1 Royals, Justin Lawrence però non finisce la sua disgrazia. Matt Duffy batte questa palla che cade in campo buono e Chris Bryant si dimentica ancora una volta di difendere con una copertura da ufficio inchieste, ennesimo triplo dei Royals. Tre tripli su quattro battitori, cose dell'altro mondo. Primo della stagione ovviamente per Matt Duffy. 5-1 per i Royals che in realtà aumentano il punteggio. Da Italian Nightmare, Winnie Pasquantino centra ancora una volta un punto molto lontano dal campo dove la difesa era molto avanti e non poteva coprirlo. 6-1, Justin Lawrence aveva letteralmente una media PGL di infinito e
questa media, spoiler, non scenderà, anche perché Franmil Reyes ancora una volta piazza la valida da extra base, ancora una volta in questa partita la difesa dei Colorado Rockies è a livello IMSS. Battuta molto facile, ma che fotografa molto bene la realtà. Bisogna ricorrere a José Ureña per chiudere questo maledetto ottavo inning. Alan Treco assiste CJ Cron. Terzo out, finisce il supplizio. 7-1 per i Kansas City Royals, che hanno fatto una marea di vaide solo in questo inning. 10 vaide contro 7. Alla fine il punteggio sarà quello che vedete in grafica. Colorado 1, Kansas City Royals 7. Ultimo out è quello di Elias Diaz, che viene freddato dal closer dei Kansas City Royals. È ball game al Kauffman Stadium. Kansas City vince 7-1, battuta di arresto molto pesante per i Royals, che dunque non rimontano lo svantaggio di 1-2, ma iniziano ad avere un momento di flessione, e chissà che nel prossimo episodio non ci possa essere il riscatto della formazione di Denver. Ci vediamo settimana prossima con il terzo episodio. Il saluto da parte di Matthew Torgard.